prendiamo la funzione questa qua è la funzione di prima, quasi, nel senso che questa in 0 vale 0, ma in meno pi greco, 2 pi greco vale meno 1. È importante questo, è importante se vogliamo la convergenza puntuale dappertutto. Non è, allora, cambiare una funzione in un numero finito di punti, quando si fanno gli integrali, non è importante, perché gli integrali non cambiano. Ok. Quindi se scrivo così, non è esattamente la stessa funzione di prima, ma la serie di Fourier è esattamente la stessa. Chi è la sua serie di Fourier? È somma per k che va da 0 a infinito. Poi avevamo calcolato il coefficiente che era 2 fratto 2k più 1 per seno di 2k più 1 x. Se vi ricordate, questa qua si sviluppava in serie di soli seni e il coefficiente era, se h era dispari, era 2 fratto h. Ci manca un pi greco, mi pare. Qua c'era 4, mi pare, no? E poi c'era un pi greco qua. Allora mettiamoci 1 qua e 4 su pi greco. Ok? Infatti quando faccio la norma al quadrato, qua viene 16 su pi greco 4, qua verrà la somma dei reciproci dei quadrati dei disperi, che è pi greco 4 ottavi, verrà 16 su, sì, e quindi per pi greco viene 2 pi greco che viene 12. Ok, allora questa è la sua serie di Fourier. Ok. Ora, proviamo a vedere se questa serie converge totalmente o no. Converge totalmente. Allora, questa converge totalmente in L2, perché se facciamo anche, se vi ricordate, se facciamo la serie delle norme L2 al quadrato di questa, questa converge. Cioè, in norma L2 4. Però in norma infinito questa qua converge totalmente, cioè la convergenza totale che abbiamo, quella che implica la convergenza uniforme. Questa in L2 converge, diciamo meglio così perché sennò. Però in L2 converge perché l'abbiamo dimostrato. Però se andiamo a fare le norme L infinito di queste, quanto è la norma infinito di 1 su 2k più 1 seno di 2k più 1 per x? Quanto viene? A parte la costante, il seno che cosa fa? Oscilla tra meno 1 e 1, quindi quando va a fare la norma infinita quanto mi viene?
Quant'è il massimo del valore assoluto? È 1. C'è almeno un periodo e quindi qua mi viene 1 fratto 2k più 1. Quindi la somma delle norme infinito è uguale alla somma quanto fa questo? Cosa fa? Questa è la somma dei reciproci, non dei quadrati, ma dei numeri dispari. Cosa fa la somma dei reciproci dei numeri dispari? Diverge. Questa qua si comporta asintoticamente, si comporta come 1 su 2k, un mezzo lo porti fuori, 1 su k sei armonico. Questa qua. Quindi come vedete non, cioè qua c'è il punto interrogativo, ovviamente qua la risposta è no. Non converge totalmente. Chiaro? E d'altro canto si capisce benissimo, perché se convergeva totalmente, la somma come doveva essere? Noi stavamo su un intervallo meno pi greco pi greco. Le funzioni della serie erano tutte C0, addirittura anche C infinito, sono così e così. Quindi se convergeva totalmente, la somma come doveva essere? Se converge totalmente, converge anche uniformemente. Il limite uniforme di una successione di funzioni continue è una funzione continua pure lei. Ma quella salta e quindi come fa? Allora vedete che qua avete k, n sostanzialmente. Vabbè, n dispari, ma insomma avete n. Allora, i reciproci di n, la serie diverge. E quindi, come vedete, non può convergere totalmente. Perché se no la funzione di partenza vuol dire che era continua. E non lo è. Allora, per quanto riguarda la convergenza puntuale, la convergenza uniforme, quali sono i teoremi che valgono? Allora, bisogna fare un po' di fatica già solo con le definizioni. Allora, definizione. F si dice regolare a tratti su meno pi greco pi greco se e solo se per definizione esistono dei punti x con 1, x con m, numero finito di punti, tali che allora, primo f è di classe c con 1 su meno pi greco, pi greco meno questi punti qua. Secondo, supponiamo che f sia 2π greco periodico,
naturalmente stanno contenuti in meno pi greco pi greco, tali che secondo esiste il limite per x che tende a x con j da sinistra di f di x, che chiamiamo f di x j meno il limite per x che tende a xj da destra di f di x, che chiamiamo f di x con j più, poi il limite per x che tende a x con j meno di f' di x, che chiamiamo f' di x con j meno, e il limite per x che tende a x con j da destra di f di x primo, chiamiamo f' x con j. Cioè la nostra funzione deve essere di classe c con 1 tranne il numero finito di punti, però in quei punti deve esistere il limite sinistro e destro della funzione delle derivate. Per esempio, quella funzione di prima, la funzione segno periodizzata, andava bene? Come no? Sì. C'ha quella tra meno pi greco e pi greco, c'ha tre punti, meno pi greco, 0 e pi greco. In quei punti la funzione da sinistra tende a 1 o meno 1, da destra tende a 1 o meno 1, e la derivata sia da sinistra che da destra tende sempre a 0. Cioè, che significa? Questo è il limite sinistro, il limite destro, derivata sinistra, derivata destra. Significa che in un punto di salto, cioè i punti di discontinuità devono essere discontinuità a salto, e ci deve stare il limite sinistro e destro della funzione, il limite sinistro e destro della derivata. Può fare così anche così. Cioè, vedete, qua cambia il limite, da sinistra e da destra è una cosa, da destra è un'altra cosa, la derivata da sinistra è una cosa, da destra è un'altra cosa. Questo va bene. E deve accadere al massimo il numero finito di punti nel periodo. Poi ovviamente la cosa viene periodi. È chiaro? Questa è una funzione regolare a tratti. Allora, questo è un bel teorema, poi magari a quelli di TLC, siccome è un teorema che la cui dimostrazione può essere utile pure per le trasformate, magari la dimostrazione con loro la vediamo al corso di analisi 3. Allora, il teorema qua lo facciamo senza dimostrazione per non perdere tempo. Convergenza puntuale serie di Fourier. Allora, la situazione è questa qui. F regolare a tratti e 2π greco periodico. Allora abbiamo che S con n di x, cioè la somma parziale della serie di Fourier, converge a cosa? Converge a f di x meno più a f di x più mezzi per ogni x. La funzione è periodizzata, no? Quindi la convergenza è tutto vero. Oh, attenzione, a chi converge? Allora, vi ricordate la funzione segno, no? Allora, qua nei punti di salto il limite da sinistra fa 1, il limite da destra fa meno 1, o viceversa, la semisomma quanto fa? Sempre 0. Fa sempre 0. Quindi, come vedete,
Nei punti di salto, qua la funzione la posso definire 1, meno 1, 0, meno 3, meno 5, non mi importa. La serie di Fourier convergerà sempre a 0, in questo caso. Cioè, converge sempre alla semisomma del limite sinistra e destra. Basta ricordarsi che fa una cosa salomonica. Cioè fa la media tra il limite sinistra e destra. Ok? Questa è per la convergenza puntuale. Corollario. Allora, F è regolare a tratti. E continua. Allora S con N converge a F totalmente in norma infinita. Cioè, come è fatta una funzione regolare a tratti e continua? Una funzione è, per esempio, prendiamo x quadro. Quadro periodizzata, come fa? Fa così. Adesso lo facciamo l'esercizio con x quadro. Lo facciamo con x, poi lo facciamo con x quadro. Allora vedete che qua la derivata qua cambia nei punti di in pi greco, per esempio la derivata sinistra e la derivata destra sono diverse perché la funzione viene periodizzata e quindi là. Però il valore della funzione è, no, cioè la funzione è continua. Allora, se la funzione, oltre ad essere regolare a tratti, è continua, la convergenza di cui parlavamo prima non è soltanto puntuale, ma addirittura non è manco uniforme, è proprio totale. Cioè, non è neanche uniforme, è uniforme, però è meglio che uniforme, cioè è totale. Chiaro? Quindi abbiamo questo tipo di discorso. Quindi, siccome però questi sono moltissimi dei casi concreti che noi abbiamo, cioè qual è il discorso? Il discorso è che quando c'è una funzione regolare a tratti, cioè tipicamente una funzione diciamo continua oppure con la discontinuità a salto, però ripeto, nei punti di salto deve esistere il limite sinistra e destra non solo della funzione ma pure della derivata. Chiaro? Perché se no le cose non funzionano. Ci sono degli esempi in cui le cose vanno male, ma insomma, se ci avete una funzione fatta da un certo numero di tratti, appunto regolare a tratti, allora se la funzione non è continua, la serie converge puntualmente sì, uniformemente e totalmente no, perché altrimenti la somma sarebbe continua. Se invece è continua, converge totalmente direttamente. Ok? Adesso andiamo a vedere. Vediamo un po'. Allora,
cominciamo a fare a sviluppare f di x uguale x tra meno pi greco e pi greco e 2 pi greco periodico. Allora qui la funzione com'è? Anche questa è una funzione dispari, quindi possiamo scrivere direttamente a con h uguale a 0 per ogni h. Chiaro? Allora andiamo a vedere invece quanto vale b con h. B con h vale 1 su pi greco per integrare da meno pi greco e pi greco x per seno di hx di x, uguale 2 su pi greco integrale tra 0 e pi greco di x per seno di hx. A quanto è uguale questo? Allora qua per integrare che faccio? Faccio l'integrale di questo, quindi viene 2 pi greco, 2 su pi greco per x coseno meno x coseno di hx fratto h valutato da 0 e pi greco più 2 su pi greco integrale tra meno pi greco e pi greco il coseno di hx fratto h dx. Fatto integrazione per parti, no? Integrale di seno di hx fa meno coseno di hx fratto h. E poi devo mettere il segno meno che cancella il meno, quindi qua rimane più 2 su pi greco, la derivata di x fa 1 e quindi rimane questo. Ora guardate solo questo pezzo qua. Questo pezzo qua fa 2 su pi greco seno di hx fratto h quadro, qua era 0, scusate, valutato tra 0 e pi greco, che fa 0 perché seno in 0 fa 0 e seno in pi greco fa, in h pi greco pure fa 0, quindi questo integrale qua non c'è. Quindi cosa mi rimane? Mi rimane solo questa qua. Quindi qua mi rimane, allora in 0 c'è la x vale 0, mi rimane pi greco, quindi qua mi viene meno 2 coseno di h pi greco fratto h, meno 2 pi greco se ne va, coseno di h pi greco fratto h. Quindi qua mi viene 2 per meno 1 alla h più 1 fratto h. Quindi la, chi è la serie di Fourier? La serie di Fourier, cioè io, noi avremo che f di x sarà uguale alla somma per h che va da 1 a infinito di, vabbè, 2 posso mettere anche fuori, qua ci va meno 1 alla h più 1 fratto h per seno di hx. Oh, quando parlo di questa f, in realtà questa non è questa, perché chi è la somma di questa funzione? Cioè, nei punti di continuità è la f, nei punti di discontinuità è la semisomma di limiti sinistra e destra. Per esempio, in 0, questa qua fa 0, perché se ci metto 0 qua viene il seno di h0, fa seno di 0 e fa sempre 0. Se ci metto pi greco pure fa 0. Se ci metto meno pi greco pure fa 0, perché seno di meno, meno h pi greco pure fa 0. Allora, però, là dietro, su, qua stiamo a fare lezione.
Allora, se ci metto per esempio, andiamo a vedere, se ci metto, mettiamoci pi greco mezzi. Allora, qua mi viene pi greco mezzi, perché la mia funzione è tra meno pi greco e pi greco doveva coincidere con x. E dall'altra parte cosa mi viene? Mi viene 2 per somma, per h che va da 1 a infinito, di meno 1 alla h più 1 fratto h per seno di h volte pi greco mezzi. Quanto fa h volte pi greco mezzi? Allora, seno di h volte pi greco mezzi. Allora, fa, se h uguale a 1 fa 1. Fa 1, 0, meno 1, 0. Quindi qua cosa mi viene? Devo fare 2 somma per k che va da 0 a più infinito. Ci devo mettere solo gli h dispari, quindi devo fare 2k più 1, poi qua devo fare meno 1 alla 2k più 2, perché sarebbe h più 1, e poi qua che cosa devo fare? Devo fare meno 1 alla k. Ora, meno 1 a 2k più 2 fa 1 e se ne va. Quindi cosa mi rimane? Mi rimane, anzi, pi greco quarti, portando i 2 da questa parte, uguale alla somma per k che va da 0 a più infinito di meno 1 alla k fratto 2k più 1. Cioè 1 meno un terzo più un quinto meno un settimo. Ma io questa qua però, questa qua la so, questa l'ho già dimostrata. È la cotangente di 1 che vale pi greco 4. Perché questa l'ho dimostrata con le serie di potenze. Quindi come vedete, almeno in questo caso possiamo verificare che la convergenza puntuale c'è nel punto pi greco mezzi. Quindi queste serie qua, alcune di queste serie, io le posso fare pure a mano, utilizzando quelle delle serie di potenze. Ok. Quindi almeno in realtà alla convergenza delle due ci potrei arrivare in un modo simile. Però lasciamo stare, non lo facciamo nel dettaglio, se no poi lo dobbiamo chiedere. Andiamo a vedere, quindi ripeto, chi è la funzione somma? La mia funzione era x, ma solo tra meno pi greco e pi greco. Poi la devo periodizzare. E come si chiama questo? Almeno teoria di segnale, chiamate onda tende di segno. Ok? Quindi questa qua converge a meno x, diciamo a x tra meno pi greco e pi greco. Nei punti di salto convergerà invece sempre a 0. Però anche qui la mia funzione f era due volte somma di meno 1 alla h più 1 su h seno di hx, h che va da 1 a infinito. Questa era la mia serie di Fourier. Può convergere totalmente questa serie di Fourier o anche uniformemente? Il limite com'è? È disco? E non ci può convergere totalmente. Quando andiamo a fare il norma infinito, questo si cancella, qua mi rimane 1 su h, somma di 1 su h, la serie armonica è diversa.
come prima. Come prima. Ok, andiamo a fare l'ultimo esercizio. Ah, prima di fare l'altro esercizio, andiamo a vedere anche qua la disuguaglianza di PES, che poi è un'uguaglianza. In questo caso cosa devo avere? Devo avere che pi greco per somma per h che va da 1 a infinito di b con h quadro, ma b con h quadro quanto fa? Fa 4 su h quadro, che è la norma al quadrato di questo che fa pi greco. Quindi fa 4 su h quadro per pi greco. Tutto questo deve essere minore o uguale, in realtà uguale all'integrale tra meno pi greco e pi greco di x quadro in dx. Ma quanto fa l'integrale tra meno pi greco e pi greco di x quadro in dx? Questo fa, se ho perso qualche pi greco da qualche parte, comunque questo qua fa due volte l'integrale tra 0 e pi greco, ma la primitiva di x quadro è x cubo terzi, quindi questo qua fa due volte pi greco cubo terzi. Ok. Ok. Ora vediamo un po'. Ah no, questo non c'è. È somma di b con h quadro, non c'era la norma quadrata. La norma quadrata era direttamente b con h quadrato. Quindi adesso quando vado a semplificare cosa ottengo? Questo 4 lo porto fuori, quindi ottengo che somma per h che va da 1 a infinito di 1 su h quadro è minore o uguale, ma in realtà è uguale a pi greco quadro sesti, che è la stessa uguaglianza di prima, ricordate? Quindi anche qua l'uguaglianza di Bess mi sta a significare che in realtà la somma dei reciproci di quadrati del numero naturale deve fare pi greco quadro sesti. Chiaro? Ok. Bene. Andiamo a fare un altro. Stavolta andiamo a prendere la funzione f di x uguale x quadro tra meno pi greco e pi greco e poi 2 pi greco periodico. Stavolta cosa posso dire? Posso dire che sono i pi con h a essere sempre nulli per ogni h. Allora, stavolta cosa devo andare a calcolare? Devo andare a calcolare prima con 0, è meglio sempre farla a parte con 0, ma con 0 è 1 su pi greco, diciamo 2 su pi greco, integrale tra 0 e pi greco di x quadro in dx, questo l'avevamo già fatto prima, faceva pi greco cubo terzi, quindi questo qua fa 2 terzi pi greco quadro.
Andiamo invece, anzi lo riscrivo qua, con 0 uguale 2 terzi pi greco 4, così ho più spazio per calcolare A con H. Chi è A con H? A con H è 2 su pi greco, integrale tra 0 e pi greco, di x quadro per stavolta coseno di hx e x. Allora, questo a quanto è uguale? Allora, integriamo coseno di hx qua, che è maggiore di 0, quindi qua mi viene 2 su pi greco x quadro seno di hx su h valutato tra 0 e pi greco, che fa 0, poi meno. Perché fa 0? Perché in 0 c'è x quadro che fa 0, in pi greco c'è seno di h pi greco che fa sempre 0, seno di un multiplo di pi greco fa sempre 0. Quindi qua mi viene meno 4 su pi greco per l'integrale tra 0 e pi greco di x seno di hx, e la h la possiamo mettere fuori, quindi x. Ora questo lo, allora, 2 su pi greco integrale tra 0 e pi greco seno di hx è il coefficiente di prima. Il coefficiente di prima fa 2 per meno 1 all'h più 1 fratto h. Quindi qua mi dovrebbe venire 4 per meno 1 all'h fratto h quadro. Sì. Quindi allora, se parto, facciamo lo specchietto, se parto da x quadro o se parto da x, qua la serie di Fourier mi viene, attenzione che quando dico x quadro, la funzione x quadro è questa, ma la funzione alla quale converge la serie di Fourier, e ci converge questa volta totalmente, non è questa, è questa, cioè la funzione è periodizzata, di periodo 2 pi greco. Comunque, per x quadro la serie di Fourier è 1 terzo pi greco 4, perché se vi ricordate era con 0 mezzi, più la somma, 4 volte la somma per h che va da 1 a infinito, di meno 1 all'h fratto h quadro coseno di hx. Se invece metto x, la serie di Fourier mi viene 2 per la somma per h che va da 1 a infinito di meno 1 alla h più 1 su h seno di hx. Oh, guardate bene, deriviamo termine a termine questa. Che succede? La costante sparisce. Chi è la derivata di coseno di hx? Meno h seno di hx. Allora, una h si semplifica sotto e quindi h quadro diventa h. Il meno lo incorporo qua dentro e diventa meno 1 all'h più 1, quindi mi viene esattamente questa. A parte un 2. Perché un 2? Perché la derivata di x quadro non è x, ma è 2x. Quindi in qualche modo uno dice vale anche un teorema di derivazione termine a termine, potremmo dimostrare che vale anche, però non dappertutto, perché ci sono i punti dove addirittura, per esempio qua questa non è derivabile, no? Già questa, e quindi a maggior ragione. Però uno dice, ma allora la derivata di questa deve fare 1? No, perché attenzione, qua la funzione x quadro qua non è derivabile, ma almeno è continua. Quindi quando andate a fare la derivata non ci sono pezzi strani. Quando invece prendete la funzione x periodizzata,
la funzione x periodizzata, la faccio qua sopra, la funzione x periodizzata ha dei salti. Allora, quando andate a derivare, è vero che la derivata di questo fa 1, la derivata di questo fa 1, ma nel punto di salto la derivata dà un contributo che però non è una funzione, è una distribuzione, si chiama delta di t moltiplicato per la costante di salto. In quel caso, per esempio, è meno 2 per la delta di t, che è il punto di greco. Insomma, ci sono dei pezzi per cui se andate a fare la derivata di questo, ovviamente non vi viene la serie di t. Ok? La serie di 1 chi è? A con 0 uguale 2 e tutti gli altri uguali a 0. Perché a con 0 mezzi deve fare 1 e tutti gli altri uguali a 0. Oh, notate però che cosa? Che qui avete, come va il coefficiente davanti al seno di hx? Va come una costante su h. Questo potete maggiorare con 1, va come 1 su h. Qua come va? Come 1 su h quadro. Quindi questa non convergeva totalmente, questa sì. È in accordo con la teoria questo? Certo che è in accordo con la teoria, perché la teoria ti dice che quando la funzione di partenza era anche continua, vedete la periodizzata di x quadro qua è continua, e a quel punto la serie deve convergere totalmente. Allora non ci può stare una cosa su altra. In poche parole, nella pratica, quando avete delle funzioni elementarmente definite con polinomi e altre cose, quando andate a fare la serie di Fourier, se la funzione è continua, i termini con l'h sotto se ne devono andare tutti quanti, deve iniziare con h quadro, se no non può convergere totale. Viceversa, se in una funzione che ha i salti, quando quella periodizzata ha i salti, e andate a fare la serie di Fourier, vi spariscono i termini con l'h sotto e vi rimangono solo l'h quadro in poi, allora vuol dire che avete sbagliato anche lì, perché vi andrebbe a convergere totalmente, che non è possibile. Quindi ci dovete fare attenzione a queste cose, chiaro? Perché chiaramente andando a fare integrale per parti si può sbagliare. Oh, andiamo a fare l'uguaglianza di Bessel per la funzione di squadro, per lo sviluppo in serie di Fourier della funzione di squadro. Allora, cosa abbiamo? Abbiamo pi greco per devo fare a con 0 quadro a con 0 quadro mezzi, quindi 2 pi greco alla quarta noni più 16 per la somma per h che va da 1 a infinito di 1 su h alla quarta. B con h, a con h quadro fa 16, quadrato di questo fa 1 su h alla quarta. Tutto questo deve essere uguale a 2 volte l'integrale tra 0 e pi greco di x alla quarta in dx, e questo è 2 pi greco alla quinta quinti. Allora, intanto pi greco se ne va qua e qua mi viene pi greco alla quarta, quindi qua mi viene 16 per la somma per h che va da 1 a infinito di 1 su h alla quarta uguale pi greco alla quarta per 2 quinti meno 2 noni. Allora, 2 quinti meno 2 noni fa pi greco alla quarta per 45, 9 meno 5 fa 4, 4 per 2 fa 8. Andate a dividere per 16, trovate che la somma per h che va da 1 a infinito di 1 su h alla quarta è uguale a pi greco alla quarta fratto 90.
che è giusto. Quindi questo lo so e quindi abbiamo fatto un controllo, abbiamo fatto tutto bene. Oh, però questo qua non l'abbiamo fatto per sfizio. Questa qua, questa formula qua, che come al solito viene dalla disuguaglianza inversa, che in realtà è un'uguaglianza, è meglio di quella là, 1 meno un terzo più un quinto meno un settimo, per calcolare pi greco o no? Allora, mettiamola così. Somma di 1 su h alla quarta, se io voglio arrivare a 9 cifre decimali, qua 10 cifre decimali, h quando deve arrivare? A un po' più di 100. Diciamo, se arrivo a 1000, 1 su h alla quarta è 10 alla meno 12. Chiaro? Quindi i termini da calcolare per il computer sono pochissimi. Quindi se lo fate con MATLAB, questa qua, se vi dà il tempo di esecuzione, sarà qualche centimillesimo di secondo. Poi per calcolare pi greco cosa deve fare? Deve fare questo per 90 e poi deve estrarre la radice quadrata due volte. Siccome gli algoritmi per estrarre la radice quadrata sono molto veloci e molto precisi con qualunque numero di cifre, insomma, cioè, è sicuramente molto meglio fare questo piuttosto che sommare. Adesso la differenza si vede poco perché i calcolatori sono molto veloci, ma se dovete fare 50 cifre decimali in questo modo con un calcolatore, programmando opportunamente MATLAB oppure con qualche programma che abbia la precisione multipla, si riesce a fare velocemente. Invece se lo fate con diciamo l'arco tangente di 1 che vale pi greco quarti, 50 cifre non le calcolate neanche in qualche centinaio di anni. Chiaro? E ovviamente ci sono formule ancora migliori di queste. Adesso ci sono, potete, per vedere i record basta che andate su Wikipedia, vedete il numero di cifre di pi greco, ne hanno fatte milioni e nessuno è riuscito a trovare la regola per darle tutte finora. Ok? Ok, allora facciamo un attimo di nuovo di riepilogo. Ok? Allora, che abbiamo fatto oggi? Adesso d'ora in poi facciamo, rifacciamo qualche altro esercizio sulle serie di potenze e serie di Fourier. Però prima di fare questo facciamo un riepilogo. Serie di Fourier. Di che stiamo parlando? Di funzioni periodiche. Per noi, siccome il periodo ci interessa relativamente, la generalizzazione a un periodo T la fate in teoria dei segnali, non mi interessa più di tanto. Il periodo è fisso e vale 2 pi greco. Quindi stiamo parlando di funzioni periodiche, periodo 2 pi greco. Come si sviluppano queste? In serie di seni e coseni. Quindi somma di a con h coseno di hx più b con h seno di hx. H va da 0 a infinito per il coseno, da 1 a infinito per il seno. Tutte queste funzioni, 1 coseno di x, coseno di 2x, coseno di 3x, seno di x, seno di 2x, seno di 3x e via così, sono tutte quante ortogonali, quindi sono indipendenti. Ortogonali rispetto a che? Rispetto al prodotto scalare che induce la norma L2. Ok? Chi è la somma parziale della serie di Fourier? La proiezione di una funzione rispetto a questo prodotto scalare sullo spazio V con n di dimensione 2n più 1 dato dalle prime 2n più 1 funzioni, cioè quelle fino a coseno di nx e seno di nx. Se fate la proiezione, quella è la somma parziale della serie di Fourier. E come si fa a fare la proiezione? Bisogna fare i prodotti scalari. I prodotti scalari che sono integrali. Quindi non ci serve alcuna particolare regolarità. Per esempio, una funzione integrabile secondo Riemann va benissimo, perché quando io moltiplico per seno di x, seno di 2x, seno di 3x, eccetera, rimane integrabile secondo Riemann. E quindi i coefficienti di Fourier si possono calcolare tutti, e quindi la serie di Fourier si può andare a scrivere. Chi è la serie di Fourier? Invece della somma parziale, consideriamo la successione delle somme parziali. Adesso la domanda è: queste proiezioni, quando n tende a infinito, tendono a recuperare tutto f? Nel caso finito dimensionale sì, perché quando arrivi
alla base di tutto lo spazio, alla proiezione di F su tutto lo spazio è F. Però l'idea qual è? In questo caso? In questo caso la dimensione è infinita, perché c'ha infinite funzioni a 2 ortogonali. Mano a mano che vai avanti, puoi recuperare, allora, quelle funzioni su cui proiettare ci vogliono tutte, cioè tutti i segni e tutti i coseni di 2x, 3x, 4x, eccetera, ci vogliono tutti. Se no, la cosa non funziona. Ci vogliono i coseni per le funzioni pari, ci vogliono i segni per le funzioni dispari, seni e coseni vanno bene per produrre una funzione qualunque. Però bastano. Questa è la cosa non banale, è che se io prendo tutti i segni e tutti i coseni dei multipli di interi di x, bastano per riprodurre chi? Per riprodurre una qualunque funzione periodica di periodo 2π greco su R. Allora, la convergenza però qual è? La convergenza naturale c'è in L2. Allora, innanzitutto abbiamo dimostrato la disuguaglianza di Bess, perché la proiezione deve essere sempre più corta di tutto il vettore. Questo dice la disuguaglianza di Bess. Allora, anche il limite delle lunghezze delle proiezioni deve essere più corto di tutto il vettore. Le lunghezze sono fatte al quadrato, ma è la stessa cosa. Ok? Però vi ho detto che quella disuguaglianza di Bess in realtà è un'uguaglianza. Ma uguaglianza cosa vuol dire? Vuol dire esattamente che la lunghezza della differenza tende a zero. Sempre in norme L2, o la norma L2 della differenza, in realtà. Tende a zero. E quindi che vuol dire? Che la serie di Fourier converge in L2. Ok? E questo vale per qualunque funzione integrabile secondo io. Poi varrebbe più in generale per le funzioni di L2, che sono uno spazio un po' più grande. Le funzioni integrabili secondo Riemann sono limitate, le funzioni di L2 non necessariamente, per esempio. Le funzioni integrabili secondo Riemann sono integrabili secondo Riemann, le funzioni di L2 potrebbero essere integrabili secondo le Lebesgue, ma non secondo Riemann. Comunque, queste sono quisquilie. Diciamo, la serie di Fourier converge in L2, questo praticamente sempre, per le funzioni che vi interessano. Basta che la funzione di partenza abbia il quadrato di con integrale finito. Ci converge anche puntualmente e uniformemente? Sì, però. La convergenza L2, pur essendo parente alla convergenza puntuale, non la implica. Quindi già per avere la convergenza puntuale dobbiamo fare una faticaccia. Faticaccia che oggi non abbiamo fatto, abbiamo solo scritto il teorema senza dimostrarlo. Per ottenere la convergenza puntuale, un teorema classico prevede che la F sia almeno regolare a tratti. Questo perché? Perché se la F è anche solo continua, ci sono degli esempi in cui la serie di Fourier non converge puntualmente da nessuna parte. Però se è regolare a tratti, che significa regolare a tratti? C1, ma anche non continuo, cioè nel senso C1 tranne un numero finito di punti. Quel numero finito di punti ci può stare il salto sia della funzione che della derivata, cioè deve esistere però limite a destra, limite a sinistra, deve esistere però derivata a destra e derivata a sinistra. Ok? Ok. Poi, cosa abbiamo visto? Abbiamo detto che se però la funzione regolare a tratti è anche continua, a quel punto non ti preoccupare, addirittura la serie di Fourier non converge solo puntualmente, ma addirittura totalmente. Quindi, meglio ancora della convergenza uniforme. Poi un'altra cosa abbiamo visto, praticamente questo lo potete prendere per buono, una serie di Fourier si può integrare a termini alterni. Cioè, io devo fare la serie di Fourier di x quadro. Allora, derivo, la derivata di x quadro fa 2x, la funzione di partenza però deve essere almeno continua, sennò poi escono pezzi strani. Allora, mi faccio la serie di Fourier di x, di 2x, integro, e a meno della prima costante che me la devo calcolare a parte, quella là è la serie di Fourier di x quadro. Questo è un modo semplice per trovare la serie di Fourier di x quadro. Per esempio, se devo fare la serie di Fourier del valore assoluto di x, che mi faccio? La derivata del valore assoluto di x è la funzione segno, poi integro e mi trovo la serie di Fourier del valore assoluto. Questa è un'altra cosa. Però
non posso fare che la derivata del segno è la funzione 0, no, perché non è la funzione 0, ci sono, dove ci sono i salti ci sono dei pezzi che non possiamo andare a scrivere perché non sono, ci sono, però non, sta, non stiamo nel, nell'ambito delle funzioni, chiaro? Però sono dei pezzi che quando andate a integrare termina, insomma ci sta. Ok. E vabbè, questo abbiamo detto, per cui adesso sulla serie di Fourier l'argomento è chiuso qua, nel senso che cosa vi posso chiedere su una serie di Fourier, quando vi capita un esercizio sulla serie di Fourier? Vi do una funzione e dico sviluppate in serie di Fourier. Semplicemente vi dovete calcolare i coefficienti, tutto a più scrivere la disuguaglianza di questa. Qui si tratta di fare un paio, cioè un integrale, un paio di integrali. Chiaro? Viceversa, per le serie di potenze, vi posso dare la serie di potenze e dire di calcolare la somma e l'intervallo di convergenza. Ora, come si fa a calcolare, quindi adesso torniamo alle serie di potenze. E là abbiamo fatto pochi esercizi, ne voglio fare almeno un altro paio di esempi. Qui ci abbiamo giusto 25 minuti. Allora voglio fare due esempi. Allora. Andiamo allora, mi ricorda, chi era la serie di potenze dell'arco tangente? La derivata dell'arco tangente era 1 fratto 1 più x quadro, no? Quindi questa è la somma per n che va da 0 a infinito di meno x quadro alla n, cioè meno 1 alla n per x alla 2n. Quindi qua, integrando termine a termine, tenendo conto che il primo termine è 0, qua mi viene somma per n che va da 1 a infinito di meno 1 alla n x alla 2n più 1 fratto 2n più 1. La primitiva di x alla 2n più 1 fratto 2n più 1. Okay? Vi ricordate questo? Questo l'abbiamo ricavato nuovamente. Ovviamente questo vale per x compreso tra meno 1 escluso, no, tra meno 1 e 1 incluso, sì. Okay. Adesso proviamo a scrivere somma per n che va da 0 a infinito di x alla n fratto 2n più 1. Voglio fare questo esercizio, voglio calcolare questa somma. Allora, prima di tutto quando fai il raggio di convergenza?
per questa serie. R uguale, poi si fa il raggio di convergenza. Si toglie questo, bisogna fare la diciannesima e bisogna fare il limite. Quando fai il limite? U. E quindi il raggio di convergenza vi è U. Quindi R uguale a 1 e X è compreso tra meno 1 e 1. 1 non ce lo posso mettere perché la serie mi diverge, e meno 1 ce lo posso mettere perché la serie mi converge per l'altra. Quello è l'intervallo di convergenza. Convergenza puntuale lì, convergenza uniforme tra meno 1 e 1 meno epsilon, convergenza totale tra meno 1 più epsilon e 1 meno epsilon. Vi ricordate? Per uniforme mi devo staccare solo dall'estremo dove non converge. Per avere la totale. Bene. Adesso il problema è calcolare la somma. Allora, io vorrei fare, proviamo a fare la sostituzione x uguale y quadro. Allora, la mia serie diventa somma per n che va da 0 a infinito di y alla 2n fratto 2n più 1. O se divido e moltiplico per y, posso scrivere così. Allora, chi è questa qua? Chi è y? È la radice quadrata di x. Quindi questo qua è 1 sulla radice quadrata di x. Chi è questo qui? Se vi ricordate, quando invece dei segni alterni qua ci stanno i segni costanti, quella è l'arcotangente iperbolica. Quindi questa è l'arcotangente iperbolica di y. Ma chi è y? La radice quadrata di x. Oh, però attenzione, tutto questo quanto vale? Quando è che io posso fare questa posizione? Solo se la x è positivo, se no non posso scrivere x uguale y uguale. Quindi se questo vale se x è positivo, maggiore o uguale di 0. Anzi, maggiore di 0. In 0 dovete fare il limite, che viene 0. E se x è minore di 0, x chi sarà? Sarà meno y quadro. E chi è y questa volta? È la radice di meno x o del valore assoluto di x. Radice di meno x. Perché? Perché x è negativo, quindi meno x è positivo. E la posizione cosa mi diventa? Mi diventa 1 su y somma per n che va da 0 a infinito. Quando x uguale a meno y quadro elevo alla n, qua mi viene meno 1 alla n y alla 2n più 1 fratto 2n più 1. Quindi chi mi viene? 1 sulla radice di meno x per l'arco tangente della radice di meno x. Questo se x è meno di 0. Chiaro? Ah, quindi per fare questa bella somma io devo ricorrere a due sostituzioni diverse, una per x positivo e una per x negativo, che mi danno questi bei risultati. Questo vale per x positivo, questo vale per x negativo. Però la funzione che, quindi f di x, chi è f di x? Questa qua è uguale a 1 su radice di x per l'arco tangente di radice di x per x compreso tra 0 e 1. 0 se x è uguale a 0 e 1 sulla radice di meno x per l'arco tangente iperbolica della radice di meno x. Questo se x è compreso tra meno di 0 maggiore o uguale a meno. Tangente iperbolica sopra, sì, giusto, anche perché
questo è l'arco tangente normale. Anche perché l'arco tangente normale, infatti stavo a controllare, l'arco tangente normale di 1 la fai. L'arco tangente iperbolica di 1 non la fai, perché la, allora la tangente iperbolica ha valori compresi tra meno 1 e 1 e meno 1 e 1 esclusi. Giustamente così. Oh, ma la cosa bella è che questa funzione qua, secondo voi, che proprietà di regolarità? Che è C1, C2, C0, regolare a tratti, o ha qualche proprietà di regolarità un po' migliore di questa? Chiaro che è C1, C2, ma è analitica, è la somma di una serie di potenze. Se è somma di una serie di potenze è meglio che C infinito. Cioè, nonostante l'aspetto pessimo, in realtà questa è una funzione analitica, quindi questa funzione si deve definire a pezzi, perché con le funzioni elementari nostre, da una parte l'arco tangente e dall'altra parte l'arco tangente iperbolica, non solo, ma non di x, ma della radice di x o di meno x. Ma una volta rappezzata, però, è una funzione analitica. È chiaro? Quindi, allora, qual è l'insegnamento da trarre da questo esempio? L'insegnamento è che quando si lavora per cercare di fare la somma di una serie di potenze, ci si può anche qui, anzi qui più facilmente, regolare. Per esempio, io ho una serie di potenze, la derivo e passo alla serie di potenze più semplice, calcolo la somma e poi devo integrare. Questo nella pratica è meglio non farlo mai. Se voi derivate, fate la serie di potenze e poi dovete integrare, è molto probabile che la serie di potenze la conosciate già in partenza. Quindi basta semplicemente sapere quella tabellina o sapersi ricavare, perché io, avete visto, la serie di potenze dell'arco tangente me la sono ricavata in 2 secondi. Non è che me la ricordo sempre a memoria, mi ricordo a memoria quelle 4-5 che vengono dall'esponenziale e dalla geometrica. Però a ricavarsi della serie di potenze dell'arco tangente o dell'arco tangente iperbolico ci vogliono 2 secondi. Però una volta che tu ti hai presente quella a cui deve assomigliare, a quel punto le confronti e calcoli la somma. Certe volte però, qual è il secondo messaggio di questa serie qui? È qua, questa è per forza l'arco tangente, perché ci stanno i tempi. Il problema è che l'esponente di x non va d'accordo con 2n più 1, l'esponente di x è n. Allora che dobbiamo fare? Dobbiamo raddoppiare, ma per raddoppiare io devo fare x uguale y quadro. Ma questo si può fare solo se x è maggiore di 0. Se x è minore di 0 devo fare x uguale a meno y quadro, allora la sostituzione si sdoppia. Chiaro? Quindi ci sono dei casi in cui non basta la sostituzione, bisogna farne 2, una per x positivo e una per x negativo. Infatti una vi dà l'arco tangente, l'altra l'arco tangente iperbolico. Ok? Viceversa, l'esempio che abbiamo visto l'altra volta, se vi ricordate, facciamo un altro esempio. Se io faccio somma di n quadro più 3n più 1 per x alla n, facciamo anche questo esempio qua. L'ultimo esempio lo facciamo la volta prossima, perché probabilmente con questo finiamo il tempo. Mancano, sì, 13 minuti. Siamo al perfetto orario per fare questo. Allora, innanzitutto raggio di convergenza. Quant'è il raggio di convergenza? Sì, e la serie però converge stavolta.
ho già scritto. Tra meno 1 e 1 estremi esclusi. Allora, somma di x alla n lo so fare? Quanto fa? 1 fratto 1 meno x. Somma di n più 1 per x alla n lo so fare? Questa chi è? È somma di x alla n più 1 derivato. Cioè somma da 1 a infinito di x alla n derivato. Il derivato l'ho passato fuori e x alla n più 1, n più 1 l'ho chiamato m, quindi m parte da 1. Quindi questo chi è? È 1 fratto 1 meno x meno 1, perché qua ci manca il primo termine, derivato, cioè la derivata di una costante sparisce, questa è la derivata di 1 fratto 1 meno x, che è uguale a 1 fratto 1 meno x quadro. 1 meno x al quadro. E similmente la somma di n più 1 per n più 2 per x alla n, chi è? È la somma di x alla n più 2 derivato due volte. Quindi che cos'è? È 2 fratto 1 meno x al cubo. Mi fate il pezzo che manca, ve lo fate voi. Praticamente questa qui è derivata due volte quando passate n più 2 la chiamate m, la somma parte da 2, i primi due termini però sono una costante e termini di ordine 1, quindi quando derivate due volte spariscono, quindi rimane la derivata due volte di 1 fratto 1 meno x. E quindi quando fa? La derivata della prima è questa, la derivata della seconda è questa che è meno 2 per la derivata per 1 meno fratto 1 meno x al cubo per la derivata x che fa meno 1, quindi meno 2 diventa 2. Ok, quindi queste le so fare. Però attenzione, che davanti a x qua c'è 1, qua c'è n più 1 e qua c'è n quadro più 3n più 2. E qua che cosa c'è? C'è n quadro più 3n più 1 e questo è uguale a n quadro più 3n più 2 meno 1. Quindi questa è questa serie qua, 2 fratto 1 meno x al cubo meno 1 fratto 1 meno x. La seconda non ci serviva neanche, però ci è servita per capire. Quindi questa volta si deve fare a mano. Perché? Perché bisogna calcolare. Prima ci riconduciamo a una serie nota che sembra una serie geometrica in questo caso. Cioè quando qua c'avete un polinomio in n per x alla n, voi c'avete che la somma è una combinazione lineare di derivate della somma della serie geometrica. E però per calcolarvi i coefficienti di combinazione dovete andare a vedere come si scrive questo come combinazione lineare di questo, questo e questo, dei coefficienti davanti a esponenti in ciascuna delle tre serie. E questo si deve fare a mano, non è che si può fare, chiaro? Cioè questa qua, che la somma di questa faccia questa, non ce la mettiamo in nessuna tabella perché non va ricordata a memoria, perché si fa la somma di quell'altra e si fa la derivata, capito?
di qualche integrale di qualche funzione nota ci si ricorda la serie a parte. Per esempio, 1 fratto 1 più x quadro, la serie si sa perché è parente alla serie geometrica. Arco tangente di x è una primitiva di 1 fratto 1 più x quadro, e quindi la serie si studia a parte. E si ricorda. È chiaro che c'è una ridondanza, ma si ricorda. Invece della derivata di 1 fratto 1 meno x non ce la mettiamo in nessuna tabella, perché si prende 1 fratto 1 meno x e si deriva, si trova la somma. Se voi prendete la serie geometrica, la derivata termine a termine, chi è la derivata? Chi è la somma? La derivata di 1 fratto 1 meno x, cioè 1 fratto 1 meno x al quadrato. E basta. Ok. Quindi questo è. State attenti che queste serie qua, una serie del genere, è facilissima da fare, come avete visto ci abbiamo messo di meno del tempo che avevamo a disposizione. Però se uno non lo sa magari si blocca. E come si fa? Uno stavolta si deve far scomparire questi coefficienti usando le derivate. Quello è la derivata di questo. Questa è la derivata secondo di questo. Naturalmente la cosa funziona bene se i coefficienti sono messi giusti. E se non sono messi giusti non si deve fare combinazioni. Chiaro? Però se uno non ci pensa, perché se io vi metto n quadro, voi dite, ma come faccio a trovare n quadro? Non è la derivata, perché prima quando faccio la derivata, se parto da x alla n più, una volta scende più n più 1 e poi n, viene n quadro più n, oppure viene n quadro meno n, perché, oppure, capito? Cioè, come fate, non mi viene mai n quadro. Però tu fai n quadro meno, più n meno n. E hai aggiustato le cose. E quindi ci si può ricondurre a serie note tramite queste banali sostituzioni. L'ultima ve la dico, poi la somma ve la fate voi, perché vi dovete, così vi fate l'esercizio sulle equazioni differenziali. Allora, se io faccio somma da 0 a infinito di x alla n su n fattoriale, questa quanto fa? Ok, questa è facilissima, e alla x, e converge su tutto n. Andiamo a fare somma da 0 a infinito di x alla 2n fratto 2n fattoriale. Attenzione, 2n è tutto fattoriale. Questa dell'esponenziale porta solo i termini pari. Allora chi è? È il coseno iperbolico di x. Ricordate? E alla x più e alla meno x, mezzi. Andiamo a fare somma da 0 a infinito di x alla 4n fratto 4n fattoriale. No, questo è coseno iperbolico di x più coseno di x mezzo, perché entrambi portano i termini di ordine pari, però uno li porta a segni diciamo costanti, l'altro lo porta a segni alterni. Quando faccio la semisomma mi rimangono solo quelle divisibili per 4. Se vi ricordate, coseno di x è 1 meno x quadro mezzi più x alla quarta su 4 fattoriale, eccetera eccetera. Coseno iperbolico di x è 1 più x quadro mezzi più x alla quarta su 4 fattoriale, eccetera. Quando andiamo a sommare, se il grado è divisibile per 4 i termini si sommano, se no si dividono. Quando andiamo a fare la semisomma otteniamo questo. E questa questa da calcolare, sono
problemi. Allora, chiamiamola F. Ok. Chi è F prima? Facciamo la derivata termine a termine. Allora, se ci fate caso, questi sono tutti i termini della serie dell'esponenziale. La prima sono quelli corrispondenti ai gradi divisibili per 3. Questi sono corrispondenti ai gradi che quando vado a dividere per 3 mi danno il resto 2. Andiamo a fare la derivata seconda. Qua mi viene somma da 1 all'infinito x alla 3n meno 2. Perché scende 3n meno 1, si semplifica. Oh, nel primo passaggio qua n era uguale a 0, qua n parte da 1 perché 0 cioè era una costante, la derivata di una costante è 0. Ora, qual è il problema? Che questa serie, allora, non è facile da calcolare, però di cosa sappiamo di questa funzione? Sappiamo che f più f' più f secondo chi vi dà? Se vado a fare la somma di tutti questi termini, ottengo i termini della serie esponenziale, quelli con grado divisibile per 3, quelli con il resto 1 nella divisione per 3 e quelli con il resto 2 nella divisione per 3. Cioè alla fine, se li sommo tutti e 3, mi vengono tutti. Cioè questa qua, per capirci, è 1 più x cubo su 3 fattoriale più x alla 6 su 6 fattoriale. Questa è x quadro su 2 fattoriale più x alla 5 su 5 fattoriale. Questa è x su 1 fattoriale più x alla 4 su 4 fattoriale. Se li metto tutti insieme mi vengono tutti quanti. E quindi, se mi vengono tutti quanti, la somma della serie con tutti i termini chi è? È alla x. E questa che cos'è? Un'equazione differenziata del secondo ordine a coefficienti costanti. E per calcolare la soluzione di questa equazione differenziale, cosa mi servono? Due condizioni inizi. Per esempio, f di 0, f' di 0. Quanto fa f di 0? Fa 1. Perché quando metto n uguale a 0, mi viene 0 fattoriale che fa 1, sopra viene 1. F' di 0 invece fa? Questa parte con x quadro, no? Perché n parte da 1. E quindi quando calcolare 0 viene 0. Quindi, se volete calcolare la somma di queste, e ve lo fate per esercizio, cosa dovete fare? Dovete fare risolvere questo problema di Cauchy con, ecco, questo per esempio è un ottimo metodo per fare un esercizio sia con le serie di potenze, e così trovate pure l'equazione differenziale. Ecco. Condensare due esercizi. Facciamo un esercizio e prendiamo due argomenti. Va bene? Quindi, ovviamente la stessa cosa si può fare, che ne so, x alla 5n su 5n fattoriale, no? Allora a quel punto diventa un'equazione del quarto ordine a coefficienti costanti comunque. E vabbè. Bisogna andare a studiare qua, bisogna andare a studiare il polinomio caratteristico. Chi è il polinomio caratteristico? 1 più xi più xi quadro. E le radici sono qua, fate l'esercizio perché non è banalissimo, perché le due radici sono complesse e coniugate.